intendiamo oggi come dovere correlamento o riscaldamento. E innanzitutto ricordiamoci che il riscaldamento è fondamentale per fare un buon allenamento, è importante per preparare il corpo alla parte più impegnativa dell'attività fisica, è importante per limitare il rischio di infortuni. Quindi un corpo ben riscaldato, un corpo che si allena meglio, un corpo che rischia meno di cadere in infortunio. E quindi, brevemente, come eseguire questo riscaldamento in maniera corretta? Si può tranquillamente utilizzare esercizi a corpo libero che dal basso impegno energetico incominciano ad attivare, a muovere tutte le articolazioni, un po' alla volta poi questi esercizi aumenteranno di intensità per scaldare il corpo, per alzare la temperatura corporea attraverso un innalzamento della frequenza cardiaca e in ultimo vediamo di inserire una parte profonda di mobilità articolare per preparare completamente l'apparato del motore. Inizialmente possiamo partire da cose molto semplici, a cominciare proprio da piccoli movimenti come la rotazione del capo, facciamo una decina per lato, e quindi via dall'altra parte. Rotazioni alle spalle, importanti per scaldare i rotatori, parte del corpo spesso soggetto ad infortuni, quindi vado a intra e resta a ruotare l'omero. Poi via il bacino, anteriore pressione, sollevamento pelvico, in modo da attivare la colonna vertebrale. Seguo sulle ginocchia, vado avanti e indietro, e ancora rotazioni, caviglia, via, ora sedia sul posto, prendiamo con le braccia, fuori. Circonduzione. Altra parte. E cambio, apri e chiudo. Un pochino, vai, via, chiudi,
azioni. Un attimo e poi via con la mobilità giusto, la cosciata in posizione, mi spesso da quindi neanche con ginocchio e caviglie, un secondo posso bastare. Corpo, esattamente la posizione dei piedi, stiamo scendendo il più possibile, sfruttiamo il peso del corpo per mettere il ginocchio, portando femorale a contatto col polpaccio, e il cambio, quindi l'estensione, la schiena. Posizione push up e faccio movimento delle spalle.